Bibisi a tutti, io sono Rubaldo e vi do il benvenuto nel mio canale. Sto dedicando la mia passione e conoscenza su questo titolo per rendere la vostra esperienza di gioco ottimale. Nel mio canale e nella sezione dedicata playlist troverete tutti i video guida da me creati per voi. Ma non finisce qui, in descrizione troverete il link di tutti i gruppi dedicati, gestiti da me e dai miei collaboratori. Vi lascio la visione del video e non dimenticatevi di lasciare un bel like di supporto al creatore, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui prossimi video in uscita e quando andrò in live streaming. Buona visione! Ebbene ragazzi, ormai ci siamo, come state vedendo anche dal titolo, ci stiamo avvicinando alla patch 8, quindi i contenuti della Wild Appalachia stanno... appunto per essere rilasciati in abbondanza, e voglio parlarvi ovviamente di quest'ultimo aggiornamento imminente che dovrebbe uscire tra appunto l'8 e il 9 aprile. Vi lascio la visione del video. Prima grande rivoluzione, avremo degli oggetti per le riparazioni che potremo utilizzare in qualsiasi tempo durante la nostra avventura. Questa è una cosa geniale, io l'ho sempre detto che era necessario ovviamente anche poter avere qualche kit di riparazione che magari non riparasse bene quanto un banco da lavoro, ma che comunque ci garantisse una certa riparazione anche per gli oggetti che abbiamo magari durante l'avventura. Cosa fondamentale, perché è stata introdotta? È stata introdotta perché a breve verranno aperti appunto anche i dungeon. I dungeon non saranno altro che appunto l'apertura dei due vault che erano già stati previsti e spoilerati quindi nella Wild Appalachia Wallet, quindi il manifesto che vi ho parlato anche qualche mese fa. Perché è importante utilizzare questi kit quindi portatili? Perché ovviamente questi dungeon avranno una certa difficoltà, avranno una certa lunghezza, quindi avremo la necessità di riparare le nostre armi o eventualmente armature prima della fine di questo dungeon. Quindi se un'arma si rompe durante il dungeon abbiamo la possibilità di ripararla con questi repair kit. Abbiamo i basic repair kit che ci permetteranno di riparare un oggetto nel nostro inventario del 100% delle sue condizioni. Questo kit ovviamente è droppabile all'interno della mappa, quindi potremo trovare l'oggetto fisico che poi andremo ad utilizzare, oppure lo potremo costruire nel nostro banco da lavoro. Ovviamente una volta creato non sarà necessario spendere più nessuna risorsa per poterlo utilizzare e riparare giustamente un'armatura, altrimenti non avrebbe senso. Questi repair kit possono essere costruiti nella workbench, quindi nel tavolo appunto da lavoro del nostro camp. Questo kit può essere sbloccato nel negozio degli atomi, oppure può essere sbloccato, come vi dicevo, anche all'interno del gioco completando eventi o missioni. Poi ci sono i repair kit di livello avanzato che ci permetteranno di riparare un oggetto al 150% delle sue ovviamente potenzialità. Adesso parliamo del vivo della pace, ecco, la cosa più interessante almeno per quanto mi riguarda, che appunto è il debarrows in inglese, sarebbe appunto l'esperienza all'interno dei dungeon. Saranno infatti avviabili delle storie delle esplorazioni all'interno di questi dungeon a partire dal 16 aprile. Questi potranno essere appunto affrontati in squadra e sarà necessario farli in squadra perché avranno un livello di difficoltà molto elevato, quindi ovviamente se non ci andiamo in squadra rischiamo veramente di creparci malamente. Queste missioni e questi dungeon seguiranno la scia della confraternita d'acciaio, che si dice che mandò le proprie forze nell'oscurità di questa cova delle Harper's Ferry, adesso ve lo dico in inglese perché non so bene quale sia la traduzione, per delle ragioni misteriose. Quindi ovviamente verranno rilasciati maggiori dettagli su questa pace, su questa storia, nella prossima settimana che viene. Ma ci hanno voluto, diciamo, ingolosire così con questa notizia che a me ingolosisce parecchio. Un'altra cosa importante è l'introduzione dell'album delle memorie della nostra fotocamera. Quindi potremo creare un vero e proprio album dei ricordi dove potremmo posizionare le nostre foto scattate nella Wild Appalachia. Ecco, spiegato anche che cos'era quell'evento che era citato nel calendario, che cavolo serviva. Quindi potremmo effettivamente scattare delle foto e creare degli album fotografici, una cosa molto carina. Poi ad esempio anche per noi che facciamo le copertine YouTube ci torna sempre molto utile. Un'altra cosa importante riguarderà le vendite e i venditori. Quindi si era già spoilerato, vi ho fatto vedere anche vari video dove potrebbe essere la locazione del mercante leggendario, se non l'avete vista andatevela a recuperare. Si parla appunto della possibilità di mettere delle vendor machine o dei robot, quindi NPC o distributori automatici che vendano appunto degli oggetti.
Avevano promesso di portarla già da questo appacciotto imminente, ma in realtà hanno bisogno di più tempo, quindi di conseguenza ce l'hanno traslata alla patch numero 9. Diciamo che ci può anche stare, nel senso che se è vero che introdurranno questi dungeon, poco ce ne frega alla fine dei vendor che erano sì utili, li metteranno dopo, pazienza, ci accontentiamo di sti dungeon intanto. L'importante è che più o meno riescano a seguire la tabella che si erano prefissati. Diciamo che questa piccola parentesi e questa breve descrizione, ecco, di quello che ci aspetterà da qui appunto al 14 aprile è tutto, ragazzi. Ovviamente se avete qualcosa da aggiungere lasciate un commento qua sotto per darvi delle risposte. Ovviamente lasciate un bel like di supporto al video. Se vi è piaciuto, condividetelo con un vostro amico, fate conoscere il canale, fate girare la voce, ma soprattutto iscrivetevi attivando la campanellina se ancora non l'avete fatto per ricevere le prossime notifiche e video in aggiornamento. Un saluto da Rubaldo, alla prossima, ciao!